Ciao, sono Davide. Oggi facciamo i supplì alla romana. Allora, ho detto alla romana, però li faremo tipo alla romana, perché non oserei mai provare a farli originali. Insomma, io li faccio alla mia maniera e vi faccio vedere come faccio. Quindi, vediamo gli ingredienti. Allora, abbiamo 250 g di macinato che mi sono preparato, misto maiale e manzo. L'ho macinato una volta solo, adesso qua si vede, non si vede il rosso mai sotto. Abbiamo 700 g di passata di pomodoro, la cipolla per fare il soffritto, mi sono preparato 500 g di riso, io uso l'arborio. Poi per la ricetta ci servirà del brodo di carne, un bicchiere di vino, del burro e del parmigiano reggiano per poi mantecare il riso, e poi per la farcitura la mozzarella di mucca o fior di latte. Ci servirà dell'olio d'oliva, sale e pepe, quanto basta. Poi dopo per la panatura sicuramente ci serviranno le uova e il pane grattugiato. Adesso cominciamo con il mettere su la carne e facciamo rosolare la carne e vediamo. Allora cominciamo con il mettere un filo d'olio d'oliva e una casseruola. La prendo coi bordi alti perché alla fine andremo a cuocere il riso anche assieme al ragù, diciamo. Lasciamo un attimo che si scaldi e poi aggiungeremo la nostra cipolla e la faremo rosolare, soffriggere o appassire come preferite. La cipolla è sufficiente, una mezza cipolla, io ho usato una cipolla rossa. Allora, una volta rosolata la cipolla andiamo a inserire la carne. La facciamo colorare per bene. Allora, una volta che la carne è bella rosolata, andiamo a sfumare con del vino rosso. Adesso lasciamo che evapori. Poi andremo ad aggiungere la passata. Ok, abbiamo fatto evaporare la parte alcolica del vino, adesso andiamo ad aggiungere la passata di pomodoro. Ok, una volta aggiunto la passata, la lasciamo cuocere a fiamma bassa, coperta, per circa una quarantina di minuti, ogni tanto mescolare e all'occorrenza aggiungere un goccino d'acqua. Sono passati 40 minuti, andiamo ad aggiungere il riso. Al sugo. E lo lasceremo circa una decina di minuti finché il riso non assorbe il sugo. Poi andremo a irrorare con il brodo. Mi raccomando che il brodo sia caldo, perché sennò andremo a raffreddare tutto il sugo. Allora, il riso si è colorito e ha assorbito il sugo, diciamo, e adesso andremo ad aggiungere il brodo poco alla volta. Vi ricordo, mi raccomando, il brodo che sia caldo, l'importante è in questa fase qua tenerlo mescolato. Aggiungeremo brodo finché
non riterremo necessario. E da questo punto in avanti ci vorranno circa 12-13 minuti in base al tempo di cottura del riso. Ok, il riso ha iniziato a ritirare, siamo quasi a fine cottura, lo teniamo un pochettino leggermente indietro, non troppo duro ma neanche troppo spapolato. Andiamo ad aggiustare di sale e un po' di pepe. Poi quando abbiamo cotto sentiamo poi se va bene, se no lo aggiustiamo dopo in un secondo momento. Ok, un altro paio di minuti e poi ci siamo. Ok, siamo arrivati a fine cottura, adesso dobbiamo mantecarlo. E spegniamo il fuoco, aggiungiamo il burro. Lo facciamo sciogliere per bene. Allora, nella ricetta originale ci andrebbe messo un uovo dopo, un ovetto, però noi non ce l'abbiamo per far legare di più il riso, ma noi non ce lo metteremo perché il riso, non avendo bollito, l'abbiamo cotto in una maniera differente, ha conservato tutto il suo amido e vedrete che attaccherà bene per formare le nostre perette di supplì, insomma, ecco. Ecco, abbiamo sciolto il burro, andiamo ad aggiungere il parmigiano. E finiamo di mantecare. Allora, una volta mantecato il riso, lo stendiamo in una placca per poi farlo raffreddare e poi andremo a formare i nostri supplì. Lo stendiamo per bene, così raffredda prima. Adesso io in questo caso lo metterò nell'abbattitore, quindi farò ancora prima di casa, insomma, ecco. Però lo lasciate raffreddare per bene e poi dopo andiamo a formare le nostre palline. Allora, mentre che il riso si sta raffreddando, andiamo a prepararci la mozzarella fatta a listerelle. Allora, io uso una mozzarella 125 fior di latte, classica, e la taglio prima tutto a fettine, faremo delle listerelle non troppo piccole e non troppo grosse. Così. Proprio per tutta la lunghezza della mozzarella. Allora, una volta tagliata la nostra mozzarella a listarelle, cosa facciamo? La mettiamo dentro un colino, in questa maniera qua, e la lasciamo colare nel caso ci sia dell'acqua interna residua, perché poi dopo andrebbe a bagnare il nostro supplì. Va bene, siamo pronti per formare il supplì, e li tiriamo fuori dall'abbattitore e poi li formiamo. Allora, abbiamo preparato tutto per formare i nostri supplì. Allora, ho una ciotolina con dell'acqua per bagnarmi le mani, ho il riso che si è raffreddato, la mozzarella tagliata a listarelle, il pan grattato, l'uovo. Adesso vado a mettere un pizzico di sale nell'uovo e una girata di pepe sempre nell'uovo. Bene, vediamo la sbattutina e poi siamo pronti per formare il supplì. Allora, mi bagno un pochettino le mani, prendo un pochettino di riso e formo una pallina. Una pallina non tanto grande, circa di 5 cm,
Una volta formata la pallina, ci facciamo un segno in mezzo così e ci andiamo a inserire dentro la nostra mozzarella. Se vediamo che è poca, ne mettiamo due e poi andiamo a chiudere. A questo punto gli diamo la classica forma appuntita e questo è il sistema per formare il supplì. Allora, abbiamo formato tutti i nostri supplì, sono venuti 28 circa, con mezzo chilo di riso ne sono venuti 28, non saranno precisissimi tutti uguali, comunque più o meno vanno bene. Allora, adesso cominciamo a panarli, quindi li prendiamo, li pucciamo nell'uovo, neanche tanto perché sennò si disfano, e poi andiamo a impanarli per bene, per poi andarli a friggere. Se volete potete fare la doppia impanatura, state solo attenti di avere le mani pulite perché sennò i residui dell'uovo potrebbero attaccarsi al supplì e non sarebbe esteticamente bello. Ok, allora abbiamo l'olio circa a 170 gradi, 165-170 gradi, non di più perché sennò si brucierebbero fuori e dentro rimarrebbero crude. Cominciamo a friggere. In abbondante olio di girasole, io utilizzo quello di girasole, anche se potrebbe essere meglio quello di arachidi per la frittura, però per problemi di allergeni l'olio di arachide al momento non lo posso usare, quindi sto usando quello di girasole che va benissimo lo stesso. Quindi poco alla volta e dicevo l'olio non tanto altissimo perché sennò la mozzarella all'interno rimane fredda e non si scioglierebbe, quindi fuoco basso, olio al massimo 165-170 gradi. Li teniamo girati . I nostri supplì sono cotti e non ci resta altro che fare la prova di taglio, diciamo. Lo spezziamo e vediamo se esce la mozzarella. Se l'abbiamo cotto bene, se fila vuol dire che ci abbiamo preso. Direi proprio di sì. Adesso facciamo la prova assaggio. Ma di botte! Buonissimo! Io direi che sia riuscito bene l'esperimento. Va bene. Allora, spero che la ricetta vi sia piaciuta. E se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale per me è un onore e penso che ci possiamo vedere tranquillamente al prossimo video. Un saluto da Davide, ciao!